Ciao, benvenuti alla mia stanza e oggi vorrei fare per voi un haul su quei prodotti che ho ordinato da AliExpress e da Qt, che è praticamente un'applicazione sponsorizzata dalla Wish, a quel che mi dice l'applicazione. Cominciamo. Allora, una cosa che ho comprato è la cover del mio telefono, che è una semplice cover così, non è in silicone, è rigida. Ha questa decorazione in damascato, è davvero carina, anche se cade è vagamente inutile perché non protegge abbastanza, non protegge tanto quanto una in silicone che copre tutto. Infatti il mio telefono mi è caduto e si è praticamente scheggiato qua dove esattamente finisce la cover, quindi purtroppo, però è carina, è un sacco carina, quindi non c'era nell'altro modello e l'ho presa comunque, per quel che si pagano le cose. Mi sa che l'ho pagato forse €1,70 forse. Poi sempre lì ho preso anche questo, che è uno di quei cosi che si mettono nel buco delle cuffie, e praticamente per questo non c'era l'opzione, quindi c'era la scelta tra l'una, lo scettro e il fiocco, quindi a voi praticamente se non ce l'ha la possibilità di scegliere, vi arriva un oggetto a random tra quelli descritti nella foto. A me fortunatamente è arrivata l'una, anche se anche gli altri comunque mi dispiacevano. Carinissimi questi. Poi ho ordinato un set di 4 penne di Totoro, due le ho già regalate, quindi mi sono rimaste queste due carinissime, anche se queste avevano un po' di difetti, devo dirlo. Ad esempio, non so se notate, ad esempio questo ha solo una riga di disegnini qua, mentre in teoria dovrebbe averne due come questo, e questo invece tre palline alla fine, praticamente non sono colorati, però vabbè, per quello, cioè alla fine, anche se hanno difetti, per quello che lo pagate ci si può passare sopra. La punta è fatta così, è tipo in gel, finissima, scrivono bene, quindi davvero carinissime. Sono tanto contenta, nonostante io non le usi tanto perché ormai non vado più a scuola e scrivo raramente, però davvero tanto carine. Poi per i regali si trovano sempre cose originali, ovviamente dovete pensarci molto prima. Poi, sempre rimanendo in tema Studio Ghibli, ho comprato il calendario. Questo è quello da 14, non mi ricordo, forse 13 mesi, perché inizia ad ottobre, 14 mesi, no scusate, non ottobre, a novembre, e per ogni mese ha una faccia diversa, carino, alcune sono un po' strane però fa niente, è un sacco carino, anche questo è piccolino, cioè sta più o meno nel palmo, è grande quanto la mia mano circa, ed è un calendario praticamente da scrivania. Ci sono anche delle festività, ma non capendo il cinese non ho la minima idea di cosa ci sia scritto sopra, quindi però un sacco carino, sono contenta. Poi sempre rimanendo in tema cover, ho comprato anche questa, che praticamente è uguale a quella che ho, però è per il mio vecchio telefono. Praticamente io questa l'avevo ordinata prima che mi fosse regalato l'altro telefono, quindi non sapevo che me lo dovessero regalare, io ho preso la cover del mio vecchio telefono, però è un sacco carina, come la volevo, poi l'ho riordinata infatti per il mio nuovo telefono. Vediamo tema accessori, diciamo. Ho comprato questo cappello, un sacco carino, è tipo una bombetta però ha le orecchiette da gatto e si mette dietro, così adesso che non posso perché le crocchie, però è un sacco carino, è davvero comodo, è abbastanza rigido ma non troppo, e secondo me è di fattura buona, devo dirlo, non è male. La circonferenza è di 57 cm, c'erano anche di altri colori, se non sbaglio blu, più o meno navy, bordeaux, forse anche uno chiaro, ma adesso non ricordo. Comunque più o meno tutti ci hanno messo 2 mesetti per arrivare, quindi un po' tanto, però
davvero un sacco carino. Poi, sempre in tema di gatti, ho comprato la borsa. Questa è stato il mio primo acquisto su AliExpress, perché la vedevo sempre su Facebook che costava tantissimo, quindi ho guardato lì e ho detto magari, chissà, magari la trovo, e alla fine l'ho trovata, l'ho presa nera, però a differenza di quelle che vedevo, quelle avevano questa, la luna, praticamente in metallo, mentre questa è sempre in stoffa, cioè in smilpelle. È un sacco carina, ha la tracolla così, metà catena e metà sempre in stoffa. Dentro ha una taschina qua, carina. Poi dentro, adesso ci sono tutte le mie cose, non fateci caso, ha una tasca qui con la zip e altre due tasche invece dall'altro lato, così, qua. È davvero un sacco carina, io la sto usando da quando mi è arrivata, la sto usando tutti i giorni, a parte qualche giorno che magari mi serve un po' più di capienza, però davvero qua ci sta tutto quello che, di cui io ho bisogno quando esco, ci sta. Quindi sono davvero contenta. All'inizio aveva quell'odore fortissimo di pelletteria, un po' di certo non di alta qualità, però col tempo se ne va, davvero. Fate degli ottimi acquisti. Continuando con i gatti, ho comprato queste orecchie da gatto, un sacco carine, che le stavo cercando tanto, quindi ho deciso di comprarle lì, anche se danno un po' fastidio i campanelli sopra le orecchie, mi disorientano, quindi adesso li toglierò. Questi li ho pagati davvero pochissimo, un'inezia, tipo 50 centesimi forse. Ovviamente hanno magari un po' si vede la colla in certi punti, magari non è fatto bene, però cavoli, per 50 centesimi, se mi servono ce le ho. Oltretutto quelle, se non sbaglio, tipo le vendevano a Lucca a 5 euro mi pare, quindi. Poi per fare cose, io mi metto sempre, faccio cose diciamo di manualità. Ho comprato questi, che in teoria, siccome ho letto male, io li ho ordinati pensando fossero fogli grandi in diverse fantasie. Invece sono praticamente degli adesivi da mettere su quello che volete. Praticamente sono a strisce, non so se riusciate a vedere i tagli, ma hanno due strisce piccole, poi una grande, che praticamente è grande quanto il mio dito, e poi l'ultima, che hanno dei pallini, non so davvero se riuscite a vederlo, però hanno un sacco di fantasie, come potete vedere, sono un sacco, non so, non c'è scritto, sono 27 foglietti, quindi 27 fantasie diverse, per fare quello che volete, potete attaccarle se andate ancora a scuola, magari nei quaderni con la materia o quello che volete, non so. Poi passiamo alla bigiotteria. Ho ordinato questo anello che mi sono innamorata appena l'ho visto. Praticamente un anello con un fiocco di neve ed è regolabile perché ha un questo, praticamente questo qua si stacca, cioè è staccabile, quindi si può allargare o stringere a vostro piacimento, ed è davvero carino perché sembra anche di gioielleria, perché è davvero fatto bene. Poi magari usandolo si potrebbe usurare, però è davvero carino, bellissimo, mi sei innamorata. Poi sempre i gioielli, ho comprato questo collare, che mi sono innamorata anche di questo quando l'ho visto, perché ho detto no, basta, deve essere mio. È un sacco carino perché rimangono questi che pendono, i ciondoli qua, fantastico davvero. Poi ho anche un bracciale simile che mi ha regalato una mia amica, quindi va proprio alla perfezione con quello. Poi addosso ho questa collana col simbolo di Skyrim, di Elder Scrolls 5, se non sbaglio, 5 così, con Alduin il drago. E anche questo lo stavo cercando, l'avevo visto anche questo a Lucca, comunque a tutte le fiere del fumetto a cui sono stata, e anche lì costava sui 10 euro, mentre qua l'ho pagato 45 centesimi, forse,
Quindi sono davvero contenta di questo mio ordine di cose che mi piacciono per nerfare. Poi ho preso anche questa maglietta lì, è stato il mio primo acquisto, diciamo, di indumenti, perché non ho mai comprato altri indumenti se non accessori, tipo magari come le orecchie o il cappellino, giusto per vedere un po' come sono anche le taglie. Io ho dovuto prendere una L, questa è una L, perché comunque un po' mi sta larga, però davvero poco. Oltretutto, ad esempio giù, non scende fino a giù, cioè è per ragazze senza fianchi, ma io ahimè ce li ho i fianchi, quindi non mi scende fino a dove dovrebbe scendere, ma tanto io l'avevo presa per metterla con i pantaloni a vita alta, quindi non è un problema fondamentalmente se non scende, però giusto per dirlo. È abbastanza carina, l'ho presa per l'estate, però lo sto usando anche adesso, quindi yay! L'ultimo acquisto di AliExpress, a parte i campanelli che suonano, è questo tappeto con Totoro, è nero e con dei pelucchi rossi, però è un sacco carino, guardate, c'è Totoro, c'era anche di diverse dimensioni questo qua è il più piccolino, c'era mi sa altre due dimensioni, uno, questo è forse 40 per 60, adesso non ricordo quant'è, mentre l'altro era, vabbè, uno più grande e poi quello lunghissimo, un sacco carino. Poi passiamo alle cose che ho comprato da Cute. Allora, da Cute sono arrivate più in fretta di AliExpress, forse un mesetto circa, forse anche di meno, però è più che quasi specializzato in make-up, però ci sono anche altre cose come lenti a contatto, extension, parrucche, cose varie, ci sono un sacco di cose. Comunque se si cerca si trovano un sacco di cose. Il mio primo acquisto sono state queste ciglia finte, volevo provarne un paio perché ho detto tanto costano un euro, provo, vediamo come sono, tanto al massimo le uso per fare i cosplay, servono sempre le ciglia finte per fare il cosplay, e sono davvero fantastiche. Oltretutto hanno la banda che va a contatto con praticamente il vostro occhio, che è trasparente, quindi non si vede, e hanno un effetto naturale davvero fantastico, infatti mi sono innamorata di queste ciglia, sono davvero bellissime, quindi per un euro ho detto dai, proviamo, quindi magari quando le consumo tutte ne riordino un altro paio. Poi insieme ho ordinato questo pennello che assomiglia moltissimo a quelli di Real Techniques, però non penso che sia della stessa fattura, comunque della stessa marca, però è davvero carino, è soffice e si può usare sia, io lo uso per il blush, però si può usare anche per stendere il fondotinta, per il contouring, per quello che volete. È davvero morbido, anche questo l'ho pagato un euro, c'era anche di altri colori, questa parte c'era viola, rosa, un altro colore che adesso non ricordo, però è davvero un sacco carino. Poi ho comprato questa, la chiacchieratissima maschera nera peel off per i punti neri praticamente, o comunque per il viso, però spesso e volentieri si usa per il naso, e il mento. Io l'ho provata, allora non so se questa maschera non sia abbastanza forte o comunque non sia buona, diciamo, però ho visto che in molti video, togliendo la maschera, ho visto ragazze piangere dal dolore togliendola, e invece io tipo l'ho tolta tranquillamente. Oltretutto, secondo me è anche molto soggettivo, perché l'ha messa mia sorella e faceva au 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 au, e io, ma perché fa così male? Non fa così male, quindi non so se sono io e la mia faccia che hanno una sensibilità, però non fa male, comunque è carina, taglia abbastanza i punti neri, anche se a confronto con i cerottini della Essence, se li conoscete, davvero quelli tolgono il tutto il toglibile, questo ovviamente non è così forte,
quindi se volete qualcosa di un po' più leggero, fa il caso vostro. Poi, sempre rimanendo in tema peel-off, ho comprato questo rossetto, che è uno di quelli che praticamente voi lo mettete, è tipo in gel, quindi voi lo mettete sulle labbra, anche a casaccio, lo lasciate asciugare, dopo 10 minuti circa si toglie e vi lascia le labbra colorate di un colore leggerissimo, ovviamente non è quello che vedete qua perché questo è tipo rosso fuoco, è rossissimo, quindi non è di questo colore, anzi è molto leggero, dà un tono di molto naturale e rimane tutto il giorno, anche se mangiate. È un po' come quando mettete la tinta per labbra, togliendola vi rimangono le labbra colorate, più o meno così, quindi è molto carino, davvero. Io l'ho preso nel colore watermelon, è davvero un sacco carino, infatti la sto utilizzando tantissimo e devo ancora capire bene come stenderla, come fare, perché è davvero molto appiccicosa, quindi come io la stendo da una parte, se ci ripasso sopra viene via quello che ho già messo, quindi devo un po' fare attenzione o metterla con un pennellino, però più o meno siamo lì. L'ultimo prodotto che ho ordinato è una delusione totale, perché non so se è arrivato a me fallato o è così. Comunque ho ordinato questo prodotto della NYX, che sarebbe il Soft Matte Lip Cream nel colore Monte Carlo. In teoria dovrebbe diventare completamente matte, però questo prodotto secondo me è il mio, perché guardando altri video diventano matte quasi subito. Questo invece è un lucida labbra scuro, ma non diventa matte, cioè io l'ho tenuto anche un'ora, mi sa che l'ho tenuto, non si è mattificato, ma neanche a pagarlo si è mattificato, quindi non so se è il mio. Poi è un vero strano, non sinceramente con quello che l'ho pagato, anche questo l'ho pagato 1 euro, quindi il colore è molto bello, è un ciliegia scuro fantastico, però io l'ho preso per essere matte e matte non è per niente, non diventa opaco, non diventa tipo velluto, quindi non so. Sinceramente da questo sono rimasta un tantino delusa. Questo è tutto, quindi le altre cose non mi sono ancora arrivate, magari quando appena mi arrivano magari vi faccio vedere quello che arriva, metto qualche foto su Facebook come faccio sempre o su Instagram dove capita, e spero che il video vi sia interessato e vi siate divertiti guardando i miei soldi andare via verso la Cina e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!